dalle modifiche apportate nel corso dell'esame svolto dai due rami del Parlamento reca modifiche dal sistema di elezione della Camera dei Deputati. Gli elementi qualificanti del nuovo sistema elettorale possono essere così delineati: 20 circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale, circoscrizioni elettorali corrispondenti alle regioni, 100 collegi plurinominali. Ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9. La determinazione dei collegi è disposta con un decreto legislativo del Governo. Com'è? Sì, non riusciamo a capire bene perché la lettura è così accelerata che si fa fatica a seguirla, Presidente. Chiarisco. Va bene. Onorevole Bindi, si rivolga alla Presidenza. Comunque, la Presidenza ha accolto questo punto perché è vero che facciamo un po' fatica a seguirla. Lo accolgo pure io, lo faccio grazie, molto gentile Presidente. A ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso fra 3 e 9. La determinazione dei collegi è disposta con un decreto legislativo del Governo da emanare secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti da legge entro il termine di 90 giorni. Disposizioni speciali riguardano le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nelle quali sono costituiti i collegi uninominali. I seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale, accedono dalle partizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3% dei voti validi su base nazionale. Alla lista che contiene almeno il 40% dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi. Se nessuna lista raggiunge il 40%, si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti. Alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi. Non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste fra i due turni di votazione. I seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto. Si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Viene introdotto l'obbligo per i partiti che intendono partecipare alle elezioni di depositare lo statuto. Le liste elettorali sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze per candidati di sesso diverso, doppia preferenza di genere, tra quelli che non sono capolista. Sono infatti proclamati eletti da prima i capolisti nei collegi, cosiddetti capolista bloccati, e successivamente i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Con la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati in ciascuna lista in ordine alternato per sesso. Al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60% del totale di ogni circoscrizione. Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50%. Nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati in 10 collegi. Sono stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione estero, nonché agli elettori appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia impegnati nelle missioni internazionali di votare secondo le modalità che saranno definite d'intesa tra i ministri competenti. Le nuove disposizioni per l'elezione della Camera si applicano a decorrere dal 1 luglio 2016. Emendamenti presentati nel corso dell'esame in sede referente sono stati presentati dai diversi gruppi parlamentari rilevanti proposte emendative volte a modificare alcuni elementi essenziali del sistema elettorale introdotto dal testo approvato dal Senato. Ritengo opportuno, Presidente, richiamare i contenuti delle proposte più significative. Innanzitutto, diverse proposte emendative legano all'entrata in vigore del nuovo sistema di elezione per la Camera dei Deputati all'entrata in vigore della riforma costituzionale che dispone il superamento del bicameralismo paritario anziché alla data fissata del 1 luglio 2016 alla entrata in vigore appunto di questa riforma. Ciò al fine di superare i dubbi di costituzionalità da taluno avanzati anche nelle audizioni svolte in Commissione Affari Costituzionali derivanti dal fatto che in base al testo approvato dal Senato ove la data del 1 luglio 2016 l'iter di approvazione del disegno non fosse concluso, sarebbero in vigore per la Camera e per il Senato due sistemi elettorali tra loro differenti: un sistema con premio di maggioranza per la Camera come previsto e un sistema a carattere proporzionale per il Senato come risultante del cosiddetto consultellum dalla sentenza 1 del 2014 della Corte Costituzionale. Inoltre, oggetto di attenzione, ho finito Presidente, da parte degli emendamenti è stata l'attribuzione del premio di maggioranza con o senza ballottaggio alle singole liste, con l'esclusione della possibilità di coalizione tra le liste stesse, possibilità invece contemplata nel testo approvato da questo ramo del Parlamento. Le proposte emendative intervengono su questo punto, ripristinando il sistema previsto dal testo della Camera, che prevedeva le coalizioni al primo turno e fin dal momento del deposito del contrassegno, oppure riconoscendo la possibilità di apparentamento tra il primo turno e il ballottaggio delle due liste che accedono al ballottaggio con le altre liste che abbiano superato la soglia di sbarramento. Altre proposte, infine, riprendendo spunti emersi nel corso delle audizioni, introducono un quorum per il ballottaggio e intervengono sul meccanismo di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali, introducendo limiti al numero dei seggi da attribuire ai capolista bloccati. Presidente, l'ultima osservazione che voglio fare è di carattere storico. Il 27 aprile del 1955 fu approvato
un provvedimento, il numero 547, assai importante in tema di sicurezza del lavoro, materia di cui io mi occupo. Fu la prima volta che ci si occupò in modo assolutamente dettagliato di questo tema ed è un giorno anche estremamente importante perché, chiedo scusa all'Aula se mi permetto questo modo molto originale di rappresentare un fatto per me storico, è il giorno in cui io sono nato. Quindi oggi devo dire sono ben lieto di festeggiare il mio compleanno relazionando sulla legge elettorale. Grazie. Tanti auguri. Bene, adesso ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, il deputato Migliore, Gennaro Migliore, prego. Grazie signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi. Data la ristrettezza dei tempi che mi sono stati assegnati dal Regolamento, procederò a integrare la relazione che è stata svolta dal collega Sisto, dal Presidente Sisto, che ringrazio insieme a tutti coloro i quali hanno contribuito al lavoro svolto fin qui. Innanzitutto vorrei premettere che, come è stato osservato da molti, questa materia, la materia elettorale, è di assoluta rilevanza per la nostra democrazia ed essa ha pienamente rango costituzionale pur non essendo una materia costituzionale. Voglio anche affermare il suo indissolubile legame con la riforma in atto della Costituzione che in base alla rigorosa applicazione dell'articolo 138 stiamo modificando in questo Parlamento e in questa legislatura con l'obiettivo anche di modificare il sistema del bicameralismo paritario, motivo per il quale è stata scelta la strada di modificare solamente la legge per la Camera. Signora Presidente, quindi questa trattazione, che eviterà di rientrare nei dettagli che sono stati predetti, si concentrerà sulle osservazioni critiche che sono state fatte dalla Commissione e che io ritengo